Last calling station, Hotel 26. È il 12 luglio del 2007 e siamo a Baghdad. Due elicotteri Apache degli Stati Uniti sorvolano una piazza. Ad un certo punto i piloti avvertono il comando a terra che ci sono degli uomini armati. C'è una persona che ha un'arma. Saranno 4 o 5 persone e uno di loro porta una K-47. Che fottuto coglione! In realtà nessuno degli uomini individuati porta un'arma. Solo quest'uomo ha qualcosa a tracolla. È una telecamera e lui si chiama Namir Noor Elden. È un operatore dell'agenzia Reuters che si trova sulla piazza insieme al suo assistente autista Saed Kamag. Ma i piloti insistono, ci sono uomini armati. Penso che siano una ventina. Chiedono quindi al comando a terra l'autorizzazione a intervenire e il comando dà l'ok. Non abbiamo truppe a terra lì vicino, quindi avete l'autorizzazione ad attaccare. L'elicottero tiene nel mirino il gruppo di uomini fino a quando non raggiungono un'area aperta. Eccoli tutti assieme. Bruciali tutti, forza, spara! Come on, fire! Molti degli uomini colpiti muoiono sul colpo. Gli elicotteri continuano a girare sulla scena ormai piena di cadaveri, come dicono i piloti stessi. Ci sono un sacco di corpi laggiù. Guardali lì, quei bastardi morti. Bello, bravo, bel colpo. Grazie. Poi uno degli elicotteri mette nel mirino un uomo ferito. È Saed, l'autista della Reuters di Namir, l'operatore che invece è morto sul colpo. La scena è terribile. Saed non riesce ad alzarsi. Poi sulla scena arriva un van che si ferma per portare soccorso a Saed. Per i piloti è un atto di guerra. C'è gente che arriva sulla scena, sembra che siano venuti per portarsi via i corpi e le armi. E invece è solo un padre di famiglia che vuole soccorrere Saed. Dentro il van ci sono i suoi due bambini, si possono vedere stringendo l'immagine. Sono seduti sul sedile davanti. Anche se nessuno è armato, i piloti chiedono l'autorizzazione a sparare. Qui è il comando a terra, avanti. Abbiamo un furgone nero che sta prendendo i corpi, chiediamo il permesso di attaccare. Cazzo! È il comando ricevuto. È il comando ricevuto, attaccate. 1-8, attacchiamo, ricevuto. Clear. Come on. Clear. Clear. Orange. Sparano così tanto che i colpi della mitragliatrice pesante spostano addirittura di parecchi metri il van. Guarda lì, gli ho bucato il parabrezza. L'attacco dei due elicotteri contro i civili iracheni disarmati provoca 18 morti, tra cui i due giornalisti della Reuters, Namir l'operatore e l'autista Saed. I due bambini nel van vedono morire il loro padre e vengono gravemente feriti. Quando le truppe di terra americane arrivano sul posto, si rendono subito conto della strage di civili appena compiuta e dei due bambini feriti. Ricevuto. Abbiamo bisogno di un mezzo per evacuarlo. C'è anche una bambina ferita alla pancia. Dall'elicottero commentano così la notizia. La colpa è la loro che portano i bambini in battaglia. Giusto. Ed ecco il soldato che corre con uno dei bambini in braccio per portarlo in ospedale. Il video, pubblicato con il nome Collateral Murder, omicidio collaterale, fa il giro del mondo. In poche ore viene visualizzato da 6 milioni di persone ed è la prima testimonianza video dei crimini di guerra compiuti dagli Stati Uniti in Iraq. Con Collateral Murder diventa famoso anche uno strano giornalista ed editore. È Julian Assange, australiano e fondatore della piattaforma WikiLeaks. È lui che ha pubblicato online il video il 5 aprile del 2010 con questa conferenza stampa. I militari avevano decriptato il materiale per poterselo scambiare tra di loro su network non classificati. La Reuters, subito dopo la strage, aveva chiesto ufficialmente agli Stati Uniti di avere accesso a tutti i materiali video per fare luce sul comportamento dei soldati americani e sulla morte dei suoi due giornalisti. Ma gli americani si erano rifiutati e avevano risposto che l'azione militare era stata compiuta legalmente, rispettando le regole di ingaggio militari.
Tre anni dopo WikiLeaks sbugiarda la versione americana e riesce laddove neanche una delle più importanti agenzie giornalistiche del mondo era riuscita. Il video è lì, pubblicato online, tutti lo possono vedere e mostra l'attacco contro civili disarmati e inermi, persino quando erano feriti a terra. Secondo me, se questi morti sono il risultato delle regole di ingaggio, allora vuol dire che le regole di ingaggio sono sbagliate. Profondamente sbagliate. L'uccisione indiscriminata dei civili iracheni, documentata dal video diffuso da Assange, aveva avuto in quel luglio del 2007 un impatto enorme in Iraq. E i giornali e le televisioni erano piene delle immagini strazianti dei familiari delle vittime. Louis Eslon, 15 anni, il più grande dei tre figli dell'autista della Reuters, Saed Kamag. Lo incontriamo 14 anni dopo nella casa a Baghdad dove vive con tutta la sua famiglia. Mio padre è stato ucciso quando ero piccolo. Ho sofferto molto. Non avevo nulla di più caro di mio padre. Lui era il mio unico sostegno nella vita. Ho perso tutta la mia gioventù e ho portato un peso che non dovrebbe portare nessun ragazzo, né io né mio fratello Samer. Saed Kamag era il maggiore dei suoi fratelli e con il lavoro alla Reuters manteneva una grande famiglia allargata di 25 persone. Non sa quante volte gliel'ho detto che era troppo pericoloso andarsene in giro per l'Iraq con la guerra che c'era. Gli avevo detto di smettere, ma non ne voleva sapere. Lo faccio per proteggervi, per dare un futuro ai nostri figli e a tutta la famiglia. Che Dio lo abbia in pace. C'era la guerra dappertutto. Avevano già ucciso molti giornalisti. Papà ci aveva dato dei cellulari perché lui usciva alle 6 di mattino e tornava che era notte. E noi lo chiamavamo. Papà, dove sei? Papà, torna a casa. Papà, c'è stata un'esplosione. Papà, c'è stato un rapimento. Papà, non fare tardi. Papà, non andare. Quando tre anni dopo, nell'aprile del 2010, Assange pubblica il video Collateral Murder, per la famiglia di Saed è stato un dolore terribile. Vedere il loro caro ferito a terra e ucciso come un animale, senza alcuna pietà. In casa mia ci fu un secondo funerale. Nel filmato si vedeva come l'avevano colpito gli americani. Mio marito era ancora vivo. Aveva tentato di trascinarsi piano piano ed era stato soccorso da alcune persone. Lo hanno volutamente assassinato. L'immagine che non riesco a dimenticare è lui che trascina le gambe e non riesce ad alzarsi. E i piloti che l'hanno ucciso sono liberi. Noi come famiglia abbiamo chiesto che venissero condannati, ma loro sono liberi. E neanche l'Iraq ha fatto nulla. L'Iraq avrebbe dovuto fare causa, ma non l'ha fatto. E neanche l'agenzia Reuters ha fatto causa. Ci hanno detto che era impossibile. Gli americani non ci hanno contattato, non sono venuti a scusarsi. Solo quelli della Reuters sono rimasti in contatto con noi per un po' subito dopo il funerale. Poi non sono più venuti fino a quando non ci hanno dato un piccolo risarcimento. Era poco più di qualche stipendio, insomma, il trattamento di fine rapporto. Questa è la città di Mosul, nel nord dell'Iraq, una città martoriata dalla guerra. Diventata una delle roccaforti degli insorgenti e poi dell'ISIS, è stata liberata dall'esercito iracheno il 9 luglio del 2017. Sono passati 4 anni ed è ancora tutta da ricostruire. Qui vive la famiglia di Namir Elden, l'operatore della Reuters, ucciso dagli elicotteristi americani, il collega di Saed. Namir non era ancora sposato, aveva solo 22 anni, ma era già uno dei più affermati reporter del paese. Il padre di Namir ci porta sulla sua tomba nel giorno dell'anniversario della morte. È stato un dolore immenso. Mio figlio Namir aveva solo 22 anni. Come padre, hai un fiore che sboccia nel giardino. Attendi che fiorisca del tutto per poterti godere la sua bellezza e annusarne il profumo. Questo fiore me l'hanno strappato con la forza, davanti ai miei occhi, senza nessuna umanità, con una violenza assassina
da parte degli americani che qui hanno ucciso chiunque e hanno versato per anni il sangue degli iracheni e non hanno mai smesso. La legge internazionale dovrebbe condannare questi crimini di guerra. E invece agli americani è stata concessa l'immunità. E se non ci fosse stato un giornalista coraggioso come Julian Assange, oggi non sapremmo niente. Noi dovremmo ringraziare quest'uomo e dovremmo offrirgli tutto l'aiuto possibile perché venga liberato, perché ha reso un servizio prezioso per tutti quelli che non si possono difendere dai crimini di guerra e ha rivelato al mondo intero le atrocità commesse dagli americani in Iraq. Mio figlio è stato ucciso sul territorio iracheno come fosse uno straniero. E l'unica mia consolazione è pensare che è morto da martire. Facendo il suo dovere di giornalista. La pubblicazione di Collateral Murder è un punto di non ritorno perché cambia in quell'aprile del 2010 radicalmente e per sempre il racconto della guerra in Iraq. Lo ha capito subito John Pilger, insignito per ben due volte del titolo di giornalista dell'anno, è stato il più importante corrispondente del Daily Mirror e ha coperto i teatri di guerra del mondo, dal Vietnam fino all'Iraq. Collateral Murder è la sintesi perfetta di cos'è realmente la guerra. Uccisione di civili, soldati trasformati in assassini. C'era tutto questo in quel video, quindi WikiLeaks doveva essere chiuso. Julian Assange doveva essere messo a tacere. Ed è quello che gli Stati Uniti stanno cercando di fare. Dal 2010 su Assange si è scatenato l'inferno. Prima le accuse di stupro dalla Svezia, con tanto di mandato di cattura internazionale. Poi 7 anni passati nell'ambasciata dell'Ecuador come rifugiato politico.